in collegamento con il Giappone, con Gabriele Di Comite, medico che lavora a Tokyo, presidente dell'associazione Amici di Takashi e Midori Nagai. Gabriele ha tradotto e curato il libro Ciò che non muore mai di Takashi Padu Nagai. Benvenuto, Gabriele. Grazie Filippo, buongiorno a tutti. Prima di tutto, chi è Takashi Padu Nagai e perché pubblicare la sua autobiografia? Allora, non è facile descrivere in poche parole chi sia Takashi Nagai perché è una personalità di uno spessore veramente speciale. Da un punto di vista prettamente biografico, è un uomo che nasce all'inizio del Novecento, quindi in un Giappone che si sta lanciando verso il progresso scientifico e il percorso di modernizzazione che lo porterà a diventare una grande potenza industriale, militare e scientifica. È un uomo appassionato di scienza che decide di studiare medicina e nasce come, nel suo approccio alla scienza, nasce come un uomo profondamente materialista e razionalista, per quanto molto amante del canto, della poesia e della bellezza dell'arte. Succedono diverse cose nella sua vita, a cominciare dalla morte della madre, poi un'otite che gli impedisce di realizzare il suo sogno di diventare un medico internista perché non potrà usare lo stetoscopio. La guerra in Manciuria nella quale viene reclutato forzatamente, che lo portano a capire che nella vita c'è più che semplicemente la dimensione materiale. Capisce che nella vita c'è un significato della vita stessa e della morte che lui vuole conoscere. Dedica tutta la sua vita alla scienza, ma dedica tutta la sua vita anche alla carità, ai suoi pazienti, ai suoi amici e alla famiglia. Conosce questa donna, Midori, di cui si innamora e con cui arriva alla fede cattolica e si converte, e poi un giorno scoppia la bomba atomica. Lui perde tutto, a cominciare da Midori, ma soprattutto perde tutta la sua vita, tutto quello che c'era stato fino ad allora, quindi tutti i suoi averi, tutti i suoi amici, tutto il lavoro e la ricerca a cui lui si era dedicato con tanta tanta energia, e si ritrova letteralmente con un pugno di ceneri in mano, circondato da una città che è diventata solamente una montagna di ceneri. Da lì lui ricomincia a ricostruire la sua vita cercando ciò che non muore mai, da qui il titolo del libro. In questo percorso, alla scoperta di ciò che non muore mai, lui diventa un uomo completamente nuovo, un uomo capace, grazie alla fede, di essere felice e di sperimentare una libertà inaudita in quelle condizioni. Da questo rinasce intorno a lui tutta la città di Nagasaki. Diventa per la città di Nagasaki un punto sorgivo di luce e di speranza inimmaginabile in quel contesto di morte e di disperazione. E quindi la gente inizia a cercarlo. Lui diventa famosissimo, vanno a cercarlo da tutto il Giappone, da tutto il mondo. Il Papa stesso, Evita Perón, grandi artisti, premi Nobel di tutte quante le nazioni, vanno a trovarlo perché vogliono vedere questa testimonianza di pace e di gioia in un mondo che sembrava destinato solamente alla sofferenza e alla morte. Il sottotitolo che abbiamo dato a questo libro è Il cammino di un uomo, perché questo libro racconta non solo la vita di Takashi Padu Nagai, ma racconta il percorso che ogni uomo deve fare per arrivare a scoprire ciò che nella vita è il vero valore, che è indistruttibile e che è eterno, e che quindi dà significato a tutta la vita fino al punto estremo della morte. Lui è un libro che lui scrive in terza persona perché lui stesso è stupito di quello che gli succede. Lui è consapevole che tutto ciò che gli succede non è ciò che lui fa, ma è ciò che un altro con la A maiuscola, ciò che Cristo compie nella sua vita. Lui fa in terza persona il racconto di questa storia perché, oltre a ridire a se stesso come Cristo è stato presente nella sua vita, vuole comunicarlo a tutti gli altri. Da qui viene la sua intenzione di scrivere la sua autobiografia e il nostro desiderio di ripubblicarla, perché è una testimonianza valida per tutti noi. E a cosa si riferisce il titolo del libro? Che cos'è che non muore mai? Dunque, di fronte alla bomba, quando lui si ritrova a essere circondato solamente da cenere. Lui è già malato di leucemia, leucemia che aveva contratto per il lavoro di radiologo. È rimasto da solo con due figli in mezzo al niente. Sa che dopo poco sarebbe dovuto morire a causa della leucemia e avrebbe dovuto lasciare soli, orfani, quei due bambini in mezzo alla devastazione. E quindi nel suo cuore urge fortissima la domanda: ma perché cosa vivrò d'ora in poi?
Queste sono le parole testuali che lui usa nel libro. Di fronte alla devastazione della bomba, il primo giorno lui ha questo sussulto, questo terribile, tragico sussulto nel cuore che gli dice: ma io per cosa ho vissuto fino ad ora se tutto è diventato cenere? Ma soprattutto per cosa vivrò d'ora in poi? Per cosa vivranno d'ora in poi i miei figli quando li lascerò da soli? Il punto fondamentale del libro è questo, che lui, riguardandosi indietro, scopre che nella sua vita c'era già la presenza di ciò che non muore mai, di ciò che lui in quel momento ha bisogno di trovare, a cui ha bisogno di aggrapparsi. Scopre che la sua vita è stata tutta una trama tessuta da Cristo per portarlo fino a quel momento, in cui Cristo è stato continuamente compagno della sua vita. E che l'ha sempre permesso di ricominciare dopo le tantissime sofferenze che lui ha dovuto patire, per ricominciare per una vita ancora più gloriosa, più luminosa di quella di prima. Quindi ciò che non muore mai è questo, è per lui in quel momento la scoperta che nella sua vita c'è qualcosa che non muore mai, ed è Gesù Cristo carnalmente presente nella compagnia delle persone che lui aveva incontrato, dei cristiani che aveva incontrato e soprattutto della moglie. È da lì che lui può ricominciare, perché c'è questo punto che la bomba non è riuscita a portare via e che niente mai potrà portargli via. Nella prefazione, padre Mauro Lepori accosta la figura di Giobbe a quella di Takashi. Che cosa li accomuna? Io credo che li accomuni proprio la posizione di fronte alle sventure e al dolore, di cui Giobbe è il prototipo che la Bibbia ci vuole proporre. Giobbe, per quanto ne sappiamo noi, è un racconto parabolico, è una parabola che ci vuole proprio far vedere qual è la posizione che l'uomo può avere di fronte al dolore, proprio per affermare il valore che di fronte al dolore si mostra come ancora più vero. Ecco, Takashi Nagai è un'esperienza concreta, vera, accaduta davvero di vita, che ci fa vedere che la posizione di Giobbe è quella vera. Questo è veramente il punto fondamentale del libro, perché è un'esperienza di tutti noi, quella che di fronte al dolore la domanda: ma a che cosa vale la vita? E adesso per che cosa vivo? E adesso come faccio? È un'esperienza di tutti noi che questa domanda emerga in maniera ancora più forte. Quello che voglio dire è che nel libro di Takashi Nagai emerge con una chiarezza lampante è che il dolore non è un'obiezione che chiude la domanda, fa tacere che zittisce la domanda la domanda di un significato, la domanda di un senso per la vita, ma al contrario, la rende più grande, più forte. Giobbe e Takashi Nagai sono stati leali con la loro esperienza di uomini. Di fronte al dolore, alla distruzione, di fronte a una pena e una sofferenza dopo l'altra, la domanda si faceva sempre più grande e loro hanno avuto la lealtà di prenderla sul serio. Quindi, ciò su cui ho appoggiato la mia vita fino ad oggi non è ciò che resta davvero. Devo trovare davvero ciò che non muore mai, perché il mio cuore mi dice: ho bisogno di quello, ho bisogno di quello. La nostra slealtà con la vita è quando di fronte al dolore, noi, di fronte al dolore e di fronte alla domanda che nasce: ma quindi cos'è che non muore mai? A cos'è che posso aggrapparmi, che valga per sempre? E quando noi, di fronte a quella domanda, diciamo: no, non può esserci niente. Questa cosa è un assunto, è un presupposto che noi deriviamo come un pregiudizio, ma che in realtà è una slealtà con questa domanda, che proprio in quel momento è più urgente. Takashi e Giobbe sono stati fedeli a questo e sono stati fedeli soprattutto con quella presenza nella loro vita che gli diceva: ma sono io ciò che non muore mai. Sono io a cui tu puoi e ti devi aggrappare. Ci sono io nella tua vita che a fianco a te ti ho sempre accompagnato. Tutto il resto che ti è stato portato via, tu potrai aver pensato di aggrapparti, ma era tutto destinato a diventare cenere. Adesso aggrappati alla cosa vera. Quindi il percorso che hanno fatto Giobbe e Takashi Nagai è il medesimo. È quello, è il percorso dell'esperienza, per cui l'esperienza ha vagliato al fuoco tutto ciò in cui si credeva e ha mostrato cos'è che perisce e cos'è che non perisce. E alla fine loro
non perdendo la tenacia, non abbandonando la tenacia di voler trovare quel qualcosa che non muore mai, sono arrivati a riconoscere nella propria esperienza cos'è quel punto che non morirà. Takashi lo dice con le parole della Bibbia: i cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non passeranno. Lui ha fisicamente visto passare la terra, perché lui ce lo racconta, la terra di Nagasaki era denudata, non c'era più niente, era un brullo deserto, un paesaggio lunare, metafisico, e lui lì di fronte ha riconosciuto quella presenza che invece non muore. Quando Takashi Koronagai torna a casa dopo lo scoppio della bomba atomica a Nagasaki, leggiamo che trova solo un mucchietto di ossa della moglie e un rosario fuso. Quale testimonianza lascia Midori nella vita di Nagai? Allora, la testimonianza di Midori è fondamentale. Io vorrei che su questo ci soffermassimo un attimo, perché noi lo vedo parlando con le persone che hanno letto il libro e ne sono rimaste colpite, e lo vedo ripensando al mio di percorso. È molto facile riconoscere l'eccezionalità di Nagai, di Takashi Nagai. È meno immediato riconoscere l'eccezionalità di Midori. O meglio, si percepisce qualcosa di eccezionale nella figura di Midori, ma si fa fatica magari a capire in che cosa stia questa eccezionalità. Se non capiamo chi è Midori, non capiamo neanche chi è realmente Takashi Nagai. Perché Takashi Nagai è stato un uomo eccezionalmente di successo, diremmo oggi. È stato un uomo che è riuscito a, con l'impegno, un uomo intelligentissimo, un uomo sicuramente. Noi diremmo oggi smart, lui era uno di quelle persone che se tu le mettevi in un gruppo di persone, tutti quanti si accorgevano della sua presenza, era uno che muoveva gli animi, era uno sempre allegro, era un bel ragazzo a cui la gente andava dietro. Ed è una persona intelligente che si è sempre dedicata molto e che è riuscita a diventare un medico di successo, è riuscita a diventare un professore universitario di successo, è stato un pioniere della radiologia in Giappone. Dei 350 pionieri che sono celebrati come i grandi padri della radiologia del mondo, lui è uno dei due giapponesi, lui è uno dei due padri della radiologia in Giappone e questo col tempo è stato riconosciuto. Lui ha partecipato a due guerre in cui tantissimi dei suoi compagni sono morti e lui è sopravvissuto facendo, e questo lo descrive nel libro, azioni di un coraggio veramente eroico, cosa che sono veramente proprie di un uomo assolutamente eroico. E dopo la bomba è un uomo che, essendo bloccato a letto dalla leucemia, non potendo fare altro che scrivere, si mette a scrivere dei libri che diventano dei bestseller. Lui, fermo in un letto, destinato a morire in mezzo al nulla, scrive dei libri che scalano le classifiche del Giappone e lui, nel giro di poco tempo, diventa uno degli uomini più ricchi della nuova Nagasaki e lui dona tutti questi soldi per ricostruire Nagasaki. Un uomo eccezionale, un uomo di quelli che se oggi avesse postato le sue gesta su Facebook avrebbe avuto tantissimi di quei follower fantastici. E lui fino al momento della bomba, pur essendo un uomo decisamente, veramente di fede, un uomo veramente buono, sempre dedito alla carità, che aveva dedicato tutta la sua vita alla scienza, ai suoi pazienti, ai suoi studenti, alla sua famiglia, aveva sempre comunque, ce lo dice lui, alla fin fine, come dire, sperato la sua grandezza e la sua felicità da quelle cose, che poi la bomba hanno ridotto in cenere. E lui ci dice chiaramente che la moglie l'aveva anche trascurata, quella moglie che intanto silenziosamente, nel nascondimento, senza alcun clamore, serviva con una fedeltà e una dedizione di cuore totali e una fede. In Cristo serviva tutta la sua vita e quella del marito, consapevole che quella fosse la sua vocazione, che quello era ciò che Cristo le chiedeva. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tutto ciò a cui Takashi si era dedicato diventa cenere e questa donna a cui lui si era sempre appoggiato per poter diventare un grand'uomo diventa cenere anche lei, lui si rende conto che lui, pur con un grandissimo anelito di bontà, e di fede, tutto sommato si era dedicato a cose che non c'erano più. E invece sua moglie, nel silenzio, aveva dedicato tutta la sua vita a
a vivere la vita come vocazione per affermare solo quel bene supremo, e lì lui si rende conto, è ciò che non muore mai. Lui si rende conto in quel momento che lui, fino a quel momento, aveva vissuto ciò che, per ciò che sarebbe morto, e invece sua moglie aveva sempre vissuto per ciò che non muore mai. Con l'ultimo sacrificio, ma Midori muore sotto la bomba, lui capisce che cos'è la vera fede, quella che sua moglie gli ha sempre testimoniato e di cui lui distrattamente fino a quel momento neanche se n'era accorto. Come ci dice Padre Lepore in questo libro, Takashi Nagai è onestissimo, perché in questo libro, fino al momento della bomba, ci dice Padre Lepore, dà quasi fastidio accorgersi di quanto poco lui menzioni la moglie, come se fosse una figura un po' a lato. E invece Padre Lepore ci dice, ma perché Nagai è onestissimo con la sua esperienza e quindi non vuole celarci il fatto che lui fino a quel momento l'avesse come un po' dimenticata, l'avesse un po' come non dimenticata ma data per scontato. E allora lui vuole farci vedere proprio il percorso che lui ha fatto e con la bomba che lui di colpo capisce la dimensione umana e di fede di sua moglie che lui si rende conto ancora neanche lontanamente aveva. E lui da quel momento vuole diventare come la moglie. Vuole diventare come la moglie, cioè vuole vivere solo per ciò che non muore mai, come lei aveva sempre fatto. Per la qualcosa non c'è bisogno di alcun clamore, c'è solo bisogno di sapere qual è la propria vocazione. Permettimi di dire ancora due cose, perché questo secondo me è veramente il punto fondamentale del libro. Primo, Padre Lepore paragona Midori alla Madonna. È interessantissimo perché se ci pensate, io ci ho pensato proprio davvero lavorando su questo libro, noi della Madonna di Maria non sappiamo nulla, se non che lei ha detto sì all'angelo e che poi era sotto la croce quando il figlio pativa la passione. Di quello che lei abbia fatto in mezzo e di quello che lei abbia fatto dopo non sappiamo niente. Allora, quando guardando la figura di Midori ci si chiede ma cos'ha di eccezionale Midori, ci si deve fare la domanda ma cos'ha di eccezionale la Madonna? Eppure la Madonna ci viene proposta dalla Chiesa come il punto più alto, il culmine di tutta l'umanità. Allora, se la Madonna è il culmine dell'umanità, in cosa consiste il culmine dell'umanità? Consiste solamente nel dire sì a Cristo che ti chiama, a ciò a cui ti chiama. Qualcuno lo chiama a dire semplicemente sì e ad essere presente sotto la croce. A qualcuno lo chiama a fare cose grandi, come a certi apostoli, come San Paolo che ha evangelizzato le genti o come San Tommaso che è andato fino in India. Ma il punto fondamentale è quel sì, è il sì della Madonna ed è il sì di Midori. L'essenzialità del sì, che il valore dell'umanità si giochi tutto nel sì, ce lo dimostrano in maniera più lampante Midori alla Madonna che neanche Takashi Nagai, che rischiamo di approcciare un po' alla Steve Jobs. Ah, che uomo eccezionale, che grandi cose che ha fatto. C'è un ultimo punto che voglio dire e che per me è veramente fondamentale. Ho detto, se non si capisce Midori, non si capisce chi è Takashi Nagai. Perché si rischia di pensare, Midori è quella del sì, Takashi Nagai è quello che ha fatto cose eccezionali e che quindi ha cambiato la storia, almeno la storia della sua città, perché ha fatto cose eccezionali. Ecco, a me colpisce moltissimo di tutto il percorso di Takashi Nagai, colpisce moltissimo quello che succede negli ultimi giorni di vita. Come abbiamo detto, negli ultimissimi giorni di vita, negli ultimi anni di vita, Takashi ha scritto, in 3 anni, essendo un superuomo, ha scritto 15 libri che sono diventati dei successi editoriali grandissimi sia in Giappone che all'estero, sia in quell'epoca che dopo. A me colpisce che negli ultimi giorni gli venga una terribile, a causa della leucemia, una terribile emorragia intraarticolare alla spalla destra, per cui lui rimane bloccato. Negli ultimi giorni di vita lui non è più capace di scrivere. Lui, quando ha iniziato a scrivere, disse: mi è stato tolto tutto, sono malato, sono fermo in un letto, l'unica cosa che mi funziona sono la testa e il braccio, l'unica cosa che posso fare è scrivere, e quindi mi metto a scrivere. E anche lì ha avuto un successo eccezionale. Negli ultimi giorni il Signore gli porta via anche questo. Perché gli chiede tutto, perché gli chiede di diventare solo ed esclusivamente sì. È come se negli ultimi giorni il Signore gli avesse detto: ma io non voglio quello che tu fai, io voglio te. Io ti voglio come Midori,
fermo in un letto, non fare niente, non mi serve che tu faccia niente. Mi serve solo che tu dica sì, amando me come valore supremo della vita. Quello che voglio dire è che il culmine di tutta la traiettoria della vita di santità di Nagai, di quest'uomo eccezionale, di quest'uomo tutto scintille, grandi performance, alla fine è non poter fare altro che diventare sì. Lui finalmente, alla fine della sua vita, diventa come Midori è sempre stata. Questo è fondamentale capirlo, perché questa è l'essenza della santità. Questo è ciò che mette insieme tutti i santi, dire sì alla propria vocazione. Poi sarà il buon Dio a scegliere qual è la tua vocazione, se sarà come quella di Midori o come quella di Takashi Nagai. Per questo dico che se non capiamo Midori non capiamo chi è Takashi Nagai, perché rischiamo veramente di pensare che la sua eccezionalità stia nelle cose grandiose che ha fatto. Mentre invece sta nel fatto che tutto un cammino per purificare la sua umanità fino a diventare puro ed esclusivo sì. Per me capire questa cosa è fondamentale per me, Gabriele di Comite, perché io non farò mai le cose eccezionali di Takashi Nagai. Io non sarò mai in grado di fare quello che lui ha fatto. Allora, io più che ambire a una vita come quella sua, posso ambire a una vita come quella di Midori e della Madonna, nella semplicità della mia vita, che la mia vita diventi tutto un dono di tutta quanta la mia vita, dicendo sì alle circostanze che la quotidianità mi chiede. E da lì passa la salvezza del mondo. Tanto è vero che se non c'è niente di strano che noi dopo 80 anni siamo qui a celebrare quanto è bella la figura di Takashi Nagai, è ben più sorprendente e miracoloso che dopo 80 anni ci siano persone che ci scrivono e ci chiedono le reliquie di Midori e che ci dicono che stanno pregando Midori. Perché vuol dire veramente che in lei, nella semplicità di quel sì, emerge la potenza di qualcun altro che opera, emerge ancora con più chiarezza. Quanto è importante oggi accogliere la profezia di pace della vita di Takashi? Io credo che sia importante oggi, come sia stato importante sempre, come sarà importante sempre. Non, per carità, possiamo fare diverse osservazioni di natura storica, di attualità. C'è in corso una guerra, scusate, alle porte di casa nostra c'è la minaccia dell'uso di armi nucleari, per cui potremmo dire che la profezia di pace di Nagai sia più importante ora che non mai. Ma in realtà, secondo me, il punto fondamentale della testimonianza che ci danno Takashi e Midori, che è quella che ho appena detto, è ciò di cui l'uomo ha bisogno da sempre. Tant'è vero che tu giustamente l'hai paragonato, hai notato il paragone che Padre Lepori fa con Giobbe. Perché è lo stesso punto del dramma umano che affronta Giobbe e Nagai. E Giobbe è un racconto di migliaia di anni fa. Quindi questa questione era tanto vera migliaia di anni fa, come lo era vero per l'uomo dell'antica Roma, come lo era vero per l'uomo medioevale dell'illuminismo, come lo è vero oggi e come lo sarà vero domani. Senza cogliere questo punto, per cui tutte le questioni della vita, tutti i problemi della vita, ma anche le cose belle della vita, per cui tutto ciò che succede, senza cogliere che tutto ciò che succede è un richiamo ad andare più in là, a non fermarci a quella cosa, ma è semplicemente un trampolino che ci slancia a cercare quel ciò che non muore mai, per cui tutto ci può anche essere tolto, ma io voglio arrivare a quel punto che mai mi verrà tolto. Se la vita non diventa questo esercizio, questo percorso ascetico, parolone che significa usare le cose per cercare ciò che veramente vale, perché è eterno e veramente mi dà ciò di cui ho bisogno nella vita. La vita diventa un tentativo di fare lo slalom tra le rogne, ma prima o poi la rogna che non puoi evitare ti succede e la vita ti crolla addosso, il terreno viene meno sotto i piedi. Quindi questo uso della propria umanità nelle circostanze concrete della vita, nelle cose che succedono, come hanno fatto Giobbe e Takashi e Midori, è ciò di cui abbiamo bisogno tutti. Rispetto al tema della pace, che è fondamentale invece ancor più in questo momento di guerra, però bisogna capire che cos'è la pace che ci vuole dire di dire Nagai. Perché in questo momento tutti quanti, mossi giustamente da un sincero desiderio di pace e di giustizia, gridano a gran voce pace, 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 come se fosse ciò che qualcun altro deve fare. È indubbio che Putin e Biden e
chi per loro debbano fare, abbiano la possibilità di dare un grandissimo contributo alla pace. Però Nagai dice: la pace non sono gli slogan del pacifismo di chi scende in piazza e sostanzialmente grida con rancore contro gli altri, ovvero sostanzialmente di chi scende in piazza e chi si arrabbia contro gli altri perché vuole che gli altri cambino. Nagai ci dice: la pace è un lungo percorso per cui io inizio a cambiare e scopro la pace di cui ho bisogno io, che è la stessa di cui hanno bisogno tutti. A me la cosa che preme di più dire in questo momento è che Nagai ci mostra la vera pace, che non è la fine della guerra, perché Nagai è stato vittima della guerra, è stato vittima della bomba atomica. Nagai ci fa vedere che la vera pace non è evitare la bomba atomica. E con questo spero di non essere frainteso. È ovvio che nessuno vuole una bomba atomica ed è necessario che ci si adoperi anche a livello politico perché la bomba atomica venga evitata. Ma il vero punto di noi uomini non è neanche alla fin fine evitare la bomba atomica. Il vero punto è: come fa il mio cuore a trovare la pace sotto la bomba atomica? Takashi Nagai ci dà una testimonianza molto più grande di pace. Lui ha trovato la pace vera, la pace del cuore per sé e la pace del cuore per un'intera città, quella pace che ha permesso alla città di ricostruire e di ricominciare ad avere vita dopo lo scoppio della bomba. Questo è ciò che serve a noi. Cos'è che mi può dare la pace dentro la guerra? Cos'è che mi può dare la pace quando intorno a me gli altri la pace non la fanno? Se noi non arriviamo a questo punto, se noi non arriviamo a trovare il punto della pace vera, per la vita di ciascuno di noi. Ma la pace non avverrà neanche a livello storico, perché la pace non è altro che la guerra non è altro che il tentativo di rincorrere, qualcosa per cercare di afferrare una che uno si pone come obiettivo per soddisfare la vita, ma che non è lì il punto. Finché non si arriva a capire che il punto della vita è un altro, ci sarà sempre qualcuno che mi attaccherà per possedere qualcosa e portarmelo via. Per cui è molto più grande. È la pace di cui ho bisogno se domani verrò colto da una malattia inguaribile. Se io vengo colto da una malattia inguaribile domani, è certo che è importante trovare una cura, ma se la cura non c'è, io ho bisogno di trovare che cosa mi porti pace nella vita, anche dentro la malattia. Ecco, lo stesso vale per la guerra. C'è questo tema della pace che è più grande, che ultimamente è ancora la necessità di trovare ciò che non muore mai. Una frase che Don Giussani ha sempre citato e che anche a me ha sempre colpito molto, dice: ciò che cambia la storia è ciò che cambia il cuore dell'uomo. Le dinamiche che cambiano la storia dell'umanità sono le stesse che cambiano il cuore dell'uomo. Nagai ce lo fa vedere benissimo. Lui, alla ricerca della pace per sé, di ciò che è eterno e che è la vera felicità per se stesso, è riuscito in questo modo a contagiare gli altri e a far rinascere una città non nel rancore, ma nel desiderio di pace e di ricostruzione. Questo è il vero miracolo di ciò che non muore mai. Ringrazio Gabriele, grazie per la tua disponibilità. Invito ovviamente tutti ad acquistare il libro Ciò che non muore mai di Takashi Kurunagai, Edizioni San Paolo, e segnalo il sito dell'associazione Amici di Takashi e Midori Nagai, il cui scopo è diffondere appunto la testimonianza di questa coppia di sposi e promuovere la loro causa di beatificazione. Se vuoi dire qualcosa sull'associazione, a che punto siamo? L'associazione è nata alcuni anni fa, come dicevi tu, proprio perché dopo aver fatto la mostra al Meeting di Rimini nel 2019, questa storia ha colpito talmente tanto tantissime persone che è nato veramente un grande movimento di persone in tutto il mondo che hanno iniziato a gridare a gran voce: ma questa coppia di sposi sono santi. E noi, cosa che avevamo pensato, ho avuto la stessa intuizione fin dall'inizio, a un certo punto ci siamo trovati, come dire, a essere al centro di questa storia che stava crescendo, questo coro di voci che diventava sempre più pressante, per cui a un certo punto abbiamo sentito il dovere, visto quello che stava succedendo, quantomeno di andare a parlarne con il vescovo di Nagasaki per dirgli: guardi, c'è migliaia di persone nel mondo che pensano e desidererebbero questo. E noi vorremmo chiederle cosa ne pensano e saremmo disposti a
a dare tutto il nostro contributo in quel senso se la diocesi di Nagasaki fosse disponibile. E lui, quando io sono andato a dirgli questo, ha detto: finalmente qualcuno me lo chiede. E da lì è iniziato il percorso, che è un percorso lungo e complicato perché la Chiesa è molto severa nel giudicare la santità, e di questo noi siamo contenti perché è una garanzia di verità del giudizio che viene dato. E quindi il processo formale, voglio dire che il processo formalmente non è ancora iniziato perché i passi sono diversi e sono fatti con molta cautela e molta attenzione. Però io spero che a breve possa iniziare la fase diocesana nella diocesi di Nagasaki del processo per entrambi, Takashi e Midori Nagai. Sono due processi, ma che procedono in parallelo. Sarebbero non solo testimonianza di tutte le cose che abbiamo detto fino ad ora, ma anche in quanto sposi del valore del matrimonio. Permettimi di concludere con questa frase. Ci sono pochissime frasi di Midori che Takashi ci riporta nei suoi libri, quindi noi abbiamo poche, veramente poche frasi che riportate testualmente di quello che diceva Midori, che sono evidentemente quelle che più di tutte hanno colpito Takashi Nagai. Un giorno Takashi era con un suo collega scienziato, Midori era a fianco che cuciva, era una sarta, e quest'uomo dice: sai, sono riuscito a far riprodurre in maniera diciamo asessuata con delle tecniche di autofecondazione una rana, a portare nella rana questo fenomeno di fecondazione come avviene in molte piante. E quest'uomo dice: chissà, forse un giorno non ci sarà più bisogno di sposarsi per mettere al mondo dei figli. Interessantissimo perché siamo arrivati in un mondo in cui la tecnologia ci permette di avere dei figli, essendo anche dei single. Ci sono tutti i modi per cui in effetti tecnicamente per avere dei figli noi oggi non abbiamo più bisogno di sposarci. In quel momento Midori, che di solito era silenziosissima e probabilmente non si sarebbe mai azzardata a intervenire in un discorso tra due uomini di scienza, smette di cucire e interviene dicendo: ma su via, non penserete davvero che lo scopo del matrimonio sia solamente fare dei figli? Ecco, questa era la coscienza con cui hanno vissuto, con la consapevolezza che lo scopo del matrimonio, con cui Midori e Takashi si sono accompagnati, era quello di accompagnarsi alla scoperta della verità. Una coppia di sposi che diventi come loro, che diventi santa, ci testimonia qual è il vero scopo del matrimonio, che non è fare figli, ma è aiutarsi a diventare santi, è aiutarsi nel essere compagni nel cammino alla scoperta di ciò che non muore mai, come loro hanno fatto. È così, scoprendo ciò che non muore mai, che la vita diventa feconda e quindi nascono anche i figli. Ma il vero scopo del matrimonio è questo. E io me lo immagino benissimo, Midori, che era una donna silenziosa, ma era una donna di carattere. Me la immagino benissimo, Midori, che non riesce a trattenersi e che dici: ma il matrimonio è una compagnia al destino, non è mica solo per fare i figli. I figli sono il frutto di questa compagnia al destino. Penso che sia il modo più bello di concludere. Grazie, grazie Gabriele, grazie e a presto. Grazie Filippo, arrivederci a tutti.